Bene, cari amici, un saluto, un abbraccio e benvenuti ai pronostici della Serie A, 30ª giornata. Dopo la sosta torniamo con i nostri bei pronostici. E cominciamo col sabato, Sassuolo-Lazio alle 18. Credo che Sassuolo sia una squadra che può messa a mettere in difficoltà la Lazio, ma credo anche che la Lazio debba per forza fare 3 punti per continuare a sognare l'Europa. Le altre si sono allontanate le prime tre, ma ovviamente è ancora in gioco per quanto riguarda i posti, i primi 6 posti, quindi il quarto, il quinto e il sesto, quelli che darebbero per intenderci l'accesso all'Europa League. E c'è il derby di super settimana e questo probabilmente porterà via pensieri sia alla Roma che alla Lazio, ma credo che alla fine la Lazio possa vincere lo Sassuolo. Risultato 2. Alla sera 20:45 Roma-Empoli. Anche qua la Roma, come vale lo stesso discorso della Lazio, potrebbe essere distratta dal derby di mercoledì, di martedì, ma bisogna essere onesti, la differenza tra Roma e Empoli è immensa, quindi uno tutta la vita. Alle 12:30 Torino-Udinese, Torino-Udinese non hanno più nulla da chiedere, partita che potrebbe diventare brutta, potrebbe diventare una partita senza particolare, insomma, come possiamo dire, senza particolari stimoli. È una partita da X e da 0-0 secondo me, e quindi giocherei X e 0-0. Ore 15, Genoa-Atalanta, questa è una signora partita, il Genoa ha bisogno di punti, anche se ormai ha poco da chiedere. L'Atalanta invece vuole continuare a sognare l'Europa, anche lei, e può venire fuori una bella partita. Io metterei il 2 dell'Atalanta e gol, perché secondo me tutte e due andranno a segno. Fiorentina-Bologna è una partita che secondo me invece ha poco da dire, la Fiorentina è superiore, il Bologna non è che sia quest'anno lo squadrone che tremare il mondo fa. 1 Fiorentina. Chievo-Crotone, il Crotone deve giocarsi l'ultima chance per la salvezza, ma trova un Chievo che, anche se non ha nulla da chiedere, gli è più forte tecnicamente, quindi 1 Chievo. Pescara-Milan, sempre domenica alle 15, partita tra una squadra che deve provare tutto per tutto per salvarsi e il Milan che invece secondo me lotta tranquillamente per l'Europa. Zeman potrebbe provare a fare lo scherzetto al Milan, ma sicuramente 2 Milan over. E adesso veniamo alle due partite più difficili, quella di domenica sera, cioè Napoli-Juventus alle 20:45 a San Paolo. Premesso che mi auguro che si parli di calcio e non di incidenti o cose del genere, perché purtroppo la paura c'è. Chi è più forte? Più forte tecnicamente dovrebbe essere la Juve. Chi è che vince non si sa perché il calcio non è una scienza esatta. Dovessi fare un pronostico, secondo me per questa partita vedo meglio il Napoli e vedo secondo me non un pareggio, quindi giocherei un 1-2 più portato per l'1, però insomma, spero ovviamente da Juventino di essere smentito, però. Invece lunedì Inter-Sampdoria è un'altra bellissima partita. E qua provo la sorpresa, metterei il 2 della Samp, perché secondo me la Samp potrebbe fare il colpaccio a San Siro, perché hai tutti i giocatori per poterlo fare. Bene ragazzi, lunedì finita la partita Inter-Sampdoria, ci potremo sentire per vedere dunque quali saranno stati i risultati azzeccati, quali invece saranno stati quelli sbagliati. A me non mi resta che augurarvi un buonissimo weekend, se non mi siete ancora iscritti al canale volete farlo mi farebbe piacere, e niente ragazzi, buona settimana, buon fine settimana a tutti, ciao!